Torniamo all'inizio, ovvero il progetto visionario, di cui sei diventato presidente da pochissimi. Allora, abbiamo visto durante il Covid, no, il progetto di Fabrizio Giavonella, ovvero quello di usare stampanti 3D per creare delle visiere da donare a farmacie e enti medici e ospedali. Da fine aprile è partito anche il progetto Make It, ovvero il primo hub italiano che unisce progetti tecnologici ad alto impatto sociale. Ci vuoi parlare un po' del progetto, sia del progetto Visionari che del progetto Make It? Allora, noi 2 anni fa eravamo uno sparuto gruppetto di 4-5 appassionati di innovazione tecnologica, seguimmo un po' questa intuizione che venne buttata giù da questo folle futurista visionario, anche lui, che è Federico Pistono, cui va riconosciuta la paternità di questo progetto Visionari, che aveva l'obiettivo di creare un'aggregazione di stampo, no profit, quindi un'associativa, che anche in Italia iniziasse un po' a divulgare le conoscenze sull'innovazione tecnologica, perché o sei uno smanettone, un geek, un programmatore, un informatico, o sei un appassionato di tecnologia, o altrimenti è un po' difficile iniziare veramente, a meno che non leggi le riviste. Trovare degli approfondimenti in tecnologie che possono essere, che erano appunto blockchain, le criptovalute, l'intelligenza artificiale, le learning machine, Hyperloop, la stampa 3D, l'intelligenza artificiale, i progressi nel settore delle tecnologie biomedicali e così via. Quindi decidemmo di fare un'organizzazione che si occupasse in maniera volontaristica di capire i trend innovativi, ma non capire le tendenze soltanto, capire che cosa stava succedendo, per esempio, nell'innovazione tecnologica, nell'intelligenza artificiale, approfondirla da fonti certe e poi, semplificando nel contenuto, ridivulgarla alla massa. Questo è quello che abbiamo fatto con Visionari, ovvero abbiamo costituito una non-profit che si occupa esclusivamente di divulgazione di scienza e tecnologia. Lo facciamo in tantissime forme, facciamo attraverso delle call settimanale, lo facciamo con la nostra rivista altamente specializzata che si chiama Visionary Weekly, che è gratuita e free e trovate sul sito visionary.org. Lo facciamo attraverso un team veramente di persone appassionate che si occupano di tanti sistemi tecnologici diversi, approfondendoli e ridivulgandoli, e lo facciamo attraverso progetti. Per esempio, Make It nasce nella cameretta di uno studente aderente a Visionary, tra l'altro gli studenti non pagano nemmeno la tessera. Gli altri pagano una piccola tessera annuale, tra l'altro si può pagare in criptovalute, e attraverso l'intuizione di un paio di studenti che stavano già all'interno dei visionari, che ci seguivano, facevano report con noi, ci hanno detto: ok, perché non facciamo un progetto che attraverso la stampa 3D risponda a una richiesta in questo momento, che è quella di dare degli strumenti per il contrasto alla diffusione del Covid? Cosa possiamo fare? Potremmo stampare delle visiere. Come possiamo farlo? Mettiamo a rete un po' di gente che ha una stampante 3D, facciamo il progetto, lo rendiamo open source online, lo facciamo scaricare a chiunque. Dopo che l'hanno scaricato, però devono dire che stanno utilizzando il progetto Make It di Visionari, che non è nient'altro che un insieme di smanettoni attraverso le camerette, prevalentemente dei ragazzi, dei studenti dai 16 in poi, stampano a casa con dei polimeri semplicissimi delle strutture per fare delle visiere che poi noi fino adesso doniamo, abbiamo donato fino adesso circa 5.000, se non sbaglio, siamo arrivati a Croce Rossa, enti non profit, alla polizia. Oggi stiamo consegnando in questo momento allo Spallanzani di Roma. E sono ragazzetti che non hanno fatto nient'altro che dedicare il loro tempo a una causa civile importante, ma che hanno soprattutto spiegato che è possibile che la cosiddetta capacità artigiana italiana, che era quella che prima si faceva con la saldatura del rame, del ferro, quindi i grandi mastri italiani, oggi non è nient'altro che si è innovato attraverso l'utilizzo della tecnologia, che è questa della stampa 3D. Voi pensate che cosa significa se ognuno in questo momento possiede una stampante 3D con un progetto open source, si mette a stampare questi occhiali, perché questi occhiali servono a qualcuno. Magari dobbiamo aiutare una popolazione che è in forte difficoltà, ha avuto problemi di vista. Beh, quindi questa si chiama la fabbrica, factory, distributed factory, significa che le fabbriche non saranno più come un tempo, un luogo centrato
in un unico capannone, ma probabilmente stiamo andando incontro verso quella che è la fabbrica distribuita. La fabbrica distribuita verrà fatta attraverso le stampanti 3D. Adesso pensate, se al posto dei polimeri, quindi al posto delle plastiche, utilizziamo dei polimeri altamente innovativi che magari contengono dei sensori all'interno, potremmo realizzare qualsiasi cosa. Ai famosi Google Glass li faremo in cameretta e magari saranno medite. Perfetto, senti, ci vuoi dire come si può unirsi i giornali visionari? In che modo? Attraverso il sito, immagino, darmi un'iscrizione. Allora, andate sul sito visionari.org, c'è il form per l'adesione. Siamo abbastanza selettivi per un semplice fatto che abbiamo bisogno di persone che non siano solo appassionate di tecnologia, ma che abbiano anche delle competenze da mettere a disposizione dell'associazione. Gli studenti, quindi si compila questo format, avanzi la domanda alla candidatura per l'iscrizione, viene sottoposta da una persona che fa l'HR per visionari, quindi che sovraintende le caratteristiche delle persone che hanno chiesto di iscriversi. Se passa questo piccolo scoglio, riceve una telefonata, ma ci chiediamo perché vuoi entrare, cosa vuoi fare, come vuoi contribuire. Se anche passa questo secondo scoglio, si iscrive regolarmente pagando una testa che costa soltanto, se non paghi, costa centinaia di euro l'anno, e con quella testa, se sei studente, non paghi niente, studente universitario, e aderisci a un progetto che ti dà tante possibilità, non solo di capire il trend tecnologico e approfondire le materie, ma ti crea una rete, un network di persone che sono nate start-up, spin-off, progetti estremamente interessanti. Adesso siamo chiacchierati da tutta la stampa nazionale per il Make It, lo saremo per altre cose. Domani mattina, ad esempio, faccio una speech riservata a una delle più grandi industrie italiane, aziende italiane, al loro personale, proprio perché riusciamo a penetrare un po' tutti i sistemi e i modelli italiani, facendo anche capire che, attenzione ragazzi, non tutti possono avere il Dipartimento di Innovazione Tecnologica, non sono tutti grandi aziende che si possono permettere di avere personale altamente specializzato. Il nostro compito è anche quello di portare alle aziende di media, piccola e media dimensione, la conoscenza sull'innovazione e sulla scienza, per fare in modo magari di capire se c'è una particolare tecnologia che impatta su quel sistema produttivo e eventualmente se ha bisogno diamo dei consigli per come upgradarsi.